Oggi facciamo un lavoro sulla paura, una delle cinque emozioni di base. La sfumatura della paura che prenderemo in considerazione è quella che poi sfocia in ansia. Nel nostro caso, quell'ansia generata in questo periodo dalla situazione che ci sta avvolgendo. L'ansia è dunque un prodotto della paura e potrebbe essere vista sia come un sentimento che si sviluppa dentro di noi, sia come uno stato d'animo di fondo che ci portiamo dentro tutta la giornata. La paura ha, come tutte le emozioni, un'utilità per l'uomo. Essa infatti ci mette in guardia dai pericoli che incontriamo e ci spinge alla sopravvivenza. La paura può diventare un problema quando viene vissuta in maniera esagerata o fuori contesto, come ad esempio nel caso delle fobie. In questo clima quasi surreale e difficilmente prevedibile, è facile cadere in preda a pensieri catastrofici e farsi prendere anche da fobie che mai avremmo pensato di avere. È pertanto più che mai necessario imparare a riconoscere e poi gestire lo stato ansioso in cui possiamo cadere ogni volta che si verificano eventi straordinari e imprevisti su cui abbiamo poco controllo. È proprio il poco controllo della situazione che il più delle volte scatena in noi la paura. Abbiamo paura perché non riusciamo ad avere il timone e questo, nel nostro caso, può provocare ansia e, nei casi più gravi, terrore. Di fronte alla paura, il nostro corpo produce un ormone, la ben nota adrenalina, che induce cambiamenti fisici e mentali e che ci prepara all'azione. Fuggo o rimango immobile. Se facciamo un salto indietro ai nostri antenati, riusciamo a capire il valore adattivo di questa emozione. La paura ha protetto i nostri avi da animali selvaggi e da vicini ostili. Ora, in questa prima parte di questa lezione, faremo una piccola visualizzazione, entreremo in contatto con l'emozione. Quindi chiudiamo gli occhi e proviamo a pensare a una situazione che sia abbastanza nota in questo periodo e visualizziamo che il nostro corpo è stato contagiato o compromesso da un virus letale. Cosa scatena in noi questo pensiero? Cosa proviamo? Provate a notare, a verificare quali parti del vostro corpo sono maggiormente sollecitate, dove sentite più calore, più energia. Cosa provoca in voi l'idea di avere un virus che ha contagiato il vostro corpo? Come vi sentite? Memorizzate queste sensazioni e questi punti in cui avete provato una maggiore energia. Aprite gli occhi e mettetevi davanti allo specchio, il più vicino possibile, e provate a notare come sono i muscoli del vostro viso, se sono rilassati, se sono più o meno tesi. Provate a guardarvi senza giudicarvi, semplicemente notando il vostro aspetto, magari provando a ripensare ad altre situazioni in cui lo avete visto in maniera diversa. Memorizzate eventuali differenze. Passiamo alla seconda parte di questa lezione di Action Fitness e iniziamo a fare degli esercizi fisici più o meno noti. In questo caso ci concentreremo su alcuni addominali perché è la parte che l'emozione che abbiamo provato è quella un pochetto più sollecitata. Infatti, nella visualizzazione che abbiamo appena fatto, quando proviamo della paura e dell'ansia, le parti maggiormente sollecitate in cui si concentra maggiore energia all'interno del nostro corpo sono le tempie, la parte alta posteriore della testa, il petto, l'addome e il basso ventre.
è proprio su questo che lavoreremo. Inizieremo quindi a fare questi esercizi, però senza dimenticare da dove nasce tutto quel percorso che stiamo facendo, ossia dall'emozione che abbiamo provato. Quindi ci sediamo a terra. Ok, iniziamo con un esercizio in cui stiamo distesi, solleviamo leggermente la testa con le mani, solleviamo i piedi per chi riesce, altrimenti chi non riesce può stare con i piedi tranquillamente appoggiati a terra. Solleviamo i piedi e piegando le gambe, poi solleviamo le gambe in alto, facendo questo movimento. Facciamo una decina di piegamenti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ok, appoggiamo i piedi a terra e passiamo al secondo esercizio, per quello che possiamo chiamare addominali a tre spalle. Con le spalle appoggiate a terra ci solleviamo, uno, due, tre, e poi scendiamo nello stesso modo, uno, due, tre. In questo caso andremo a lavorare sulla parte alta, quindi sulla parte alta degli addominali. Mentre facciamo questi esercizi, proviamo a ripercorrere e a riprendere quelle emozioni che abbiamo memorizzato nella visualizzazione che abbiamo fatto all'inizio. Quindi cosa proviamo in caso quello di essere stati contagiati e quindi avere un corpo compromesso, quali parti del nostro corpo sono maggiormente sollecitate. Pronti? 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, via, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, ok? Adesso cambiamo esercizio e facciamo un'estensione in avanti delle gambe e le allarghiamo, e contemporaneamente allarghiamo anche le braccia in questo modo. Quindi l'esercizio è fatto in questo modo. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, rilassiamo gli addominali battendo la punta delle dita. Allora, adesso rifacciamo un'altra serie, quindi gambe orizzontali, gambe in alto, in quel caso lavoriamo sulla parte massima, mentre uno dei punti in cui si è focalizzata la nostra energia quando abbiamo contattato l'emozione paura. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambiamo l'esercizio, dobbiamo testare. Via, 1, 2, 3,
stendiamo le gambe e le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mettiamo un po' di mobilità sugli addominali, rilassiamo la parte. Pronti? Di nuovo, altra serie. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ok, addominali intestati, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 10. Ok, rilassiamo la parte. Provate ora a riprendere quelle posizioni, quei punti che avete analizzato, che abbiamo preso in considerazione, che abbiamo preso in considerazione all'inizio con la nostra piccola visualizzazione, e proviamo a sentire che tipo di sensazioni proviamo. Quindi alle tempie, dietro la nuca, parte alta del petto, addome, basso ventre. Ok, lentamente ci sollevamo. Ed ora concludiamo questa lezione di Action Fitness con una visualizzazione in cui rientreremo in contatto con l'emozione originale e cercheremo di fare un lavoro, un piccolo lavoro dentro di noi. Quindi chiudiamo gli occhi e immaginate di trovarvi in un posto in cui vi sentite particolarmente tranquilli e a vostro agio. Quindi immagina quello che immagini, vedi quello che vedi, senti quello che senti, provi quello che provi in questo posto in cui ti senti sicuro, protetto, un posto in cui puoi entrare solamente tu. Come ti senti? Come lo vedi questo posto? Nota i colori, le sfumature che ti circondano. Immagina questo posto come se fosse dentro una sfera di energia in cui sei protetto, sei tranquillo, sei rilassato. E nessuno può entrare, può entrare all'interno di questa sfera di energia. Come ti senti? Cosa provi? Ora prova a guardare fuori, fuori da questa sfera di energia,
tutto quello che è il mondo di oggi, quello in cui siamo collocati oggi, cosa c'è fuori all'interno di questo mondo. Prova a notare tutte le cose che ci sono fuori di questo mondo, del tuo mondo, fuori di questa sfera energetica che ti protegge, tutte le cose che non ti piacciono, che ti fanno paura, che ti fanno provare ansia. Cosa vedi? Nota in particolare. E mentre sei che guarda, che guardi, prova ad ingrandire l'immagine che stai vedendo del mondo al di fuori della tua sfera di energia. Ingrandiscila più che puoi. Nota i colori, nota ancora le sfumature. Ora, piano piano, come se fosse una di quelle televisioni con le manopole per regolare la luminosità o il colore, prova a ruotare la manopola del colore del mondo che c'è fuori dalla tua sfera di energia, prova a diminuire il colore, a renderlo sempre un po' più scuro questo colore. E poi prendi la manopola del bianco e nero e del colore, cerca di diminuire il colore, di portare appunto l'immagine in bianco e nero, un po' sfocata, sempre più sfocata. E piano piano rimpicciolisci questa immagine che prima abbiamo ingrandito, falla diventare più piccola. Questa immagine diventa sempre più piccola, sempre più sfocata, sempre con neanche più colori. E mentre questa immagine si rimpicciolisce, ecco che appare all'interno del tuo quadro l'immagine di tu che sei all'interno della tua sfera energetica protetta. Bella, grande questa immagine, molto luminosa, dalle più colore, falla ingrandire, ingrandiscila, falla diventare più bella, più luminosa. Come ti senti? Cosa stai provando? Sei lì che stai notando questa cosa, questa tua sfera di energia che ha preso ormai tutta la tua visuale. Prova a far entrare questa sfera di energia dentro di te. Prendila con una mano e mettila all'altezza del tuo petto e del tuo addome. Falla entrare dentro di te. Come ti senti? Cosa stai provando? Ora conterò fino a tre, al mio tre, riaprire gli occhi. Uno, due, tre. Bene. Abbiamo lavorato un pochetto su quella che può essere una